Cos'è il servizio civile volontario? Allora, il servizio civile volontario è un progetto che è stato fatto dalle cooperative di Como, che permette ai giovani, ma anche a, non per forza solamente ai giovani, di introdursi nel mondo del lavoro e di intraprendere quindi questo cammino in diverse cooperative oppure anche nelle scuole elementari. E serve più che altro appunto per entrare nel mondo del lavoro e per iniziare una nuova esperienza. Vai, vai. Tacchetta e figlia, ho quanti anni per fare il servizio civile? Allora, il servizio civile si può fare, penso, dalla maggiore età, quindi dai 18 anni in poi, però è aperto a tutti, diciamo. Ok. Da quando si può fare il servizio civile solo in Italia o anche all'estero? Allora, su questa domanda non so come risponderci. Penso che il servizio civile sia una cosa in Italia, non so adesso se si può anche fare all'estero, sinceramente. Non ne ho proprio idea, però penso appunto sia proprio una cosa che ci sia in Italia e basta. Allora, perché hai scelto di fare il servizio civile? Allora, io ho scelto di fare il servizio civile perché quando ho finito le superiori non avevo bene idea che università scegliere e quindi piuttosto che stare a casa un anno senza studiare, senza lavorare, senza fare niente, ho deciso di intraprendere questo cammino per vedere se mi dava un'idea su cosa fare poi in futuro e però comunque anche per provare una nuova esperienza e iniziare a entrare nel mondo del lavoro. Ti piace fare servizio civile in Gambiano? Perché? Assolutamente sì, mi sono trovata da subito davvero bene e mi piace perché mi piace l'ambiente, mi piace stare con i ragazzi e quindi lo consiglio a tutti. Ti piace lavorare con persone diversamente abili, perché? Allora, sì, mi piace perché diciamo che è una bella esperienza, soprattutto perché ti senti in qualche modo utile, perché a me piace aiutare le persone in generale. E soprattutto con le persone disabili, secondo me è ancora più facile riuscire a entrare in sintonia e creare un rapporto che poi si può anche portare avanti e non lo so, mi piace appunto perché sono riuscita a entrare in empatia con tutti i ragazzi e aiutarli anche in situazioni difficili o comunque in momenti di difficoltà. Quali mansioni svolgi a Gambiano? Allora, io a Gambiano lavoro nella comunità alloggio e principalmente aiuto gli educatori, comunque gli operatori a aiutare a far svolgere le attività ai ragazzi e niente. Quante ore lavori al giorno? Allora, principalmente lavoro 5 ore al giorno, quindi faccio 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì e poi magari alcune volte faccio delle variazioni di orari in base anche agli allenamenti e altri impegni che ho, però comunque di base sono queste le ore che faccio. Percepisci uno stipendio facendo il servizio civile? Sì, ogni mese mi arriva lo stipendio. Devo dire quanto è. Se vuoi. Mi pare che sia 437 euro al mese. Ammazza. Ammazza, sì. Mica tanto. Tramite chi o come hai conosciuto Gambiano? Non ho capito, scusa. Tramite chi o come hai conosciuto Gambiano? Allora, diciamo che io il Gambiano già lo conoscevo perché nel 2017 avevo fatto 2 settimane di alternanza scuola-lavoro qui al Gambiano, però non ero in comunità, ero al CSE. E poi comunque mio nonno ha sempre lavorato qua al Gambiano, quindi conoscevo già questa realtà e tutto. Il servizio civile ti dà qualche soddisfazione? Sì,
Assolutamente sì, perché comunque è stata una bella esperienza, come ho già detto prima, e mi ha aiutato anche a crescere a livello personale, perché comunque è la prima volta che faccio un lavoro e che vengo retribuita, quindi diciamo che mi ha aiutato a crescere sotto molti aspetti. Hai in mente un lavoro per gli studi in futuro? Sì, attualmente sto già studiando, sto studiando economia aziendale, quindi spero di laurearmi e poi trovare un lavoro, poi vedremo anche come andrà la mia carriera sportiva e speriamo di riuscire a unire le cose. Come ti sei trovato al primo giorno di lavoro? In realtà mi sono trovata subito bene, sono riuscita a ambientarmi bene, non mi sentivo né a disagio né niente, quindi è stato bello, fin da subito. Ma tutto che una cosa che ti è piaciuta o è una cosa che non ti è piaciuta? Allora, una cosa che mi è piaciuta tanto erano soprattutto le gite che abbiamo fatto il venerdì, quando si poteva ancora, che uscivamo sempre e andavamo ogni venerdì in un posto diverso, e è molto bello perché comunque riesci a sfruttare una giornata in modo diverso rispetto al solito, quindi fai una passeggiata al lago, vai in montagna ed è bello stare con i ragazzi anche in ambienti diversi rispetto al gabbiano. Una cosa che non mi è piaciuta, in realtà non c'è niente che non mi è piaciuto, mi è dispiaciuto un po' che per il Covid siano state sospese alcune attività come ad esempio la piscina, che il giovedì andavamo sempre in piscina, anche quella era una bella attività da fare e niente, quindi alla fine l'unica cosa è questa che mi dispiace un po'. C'è qualcosa che vorresti aggiungere? Niente, che mi spiace finire il servizio civile che finirà tra poco, tra una settimana e mezzo, e però se si potrà cercherò di venire a trovarvi il più spesso possibile e niente. Grazie. Speriamo di riuscire a venirti a vedere la partita. Speriamo, sì, sarebbe molto bello, sarebbe molto bello. Adesso vediamo per il Covid, per ora il pubblico non è ancora ammesso, però se si potrà, volentieri, quando avrò qualche gara vicino, anche allenamenti, assolutamente sì. Siete ben accetti. Ottimo. Davide. Sì, poi io e lui ci becchiamo a fare aperitivo in Ferriera, vicino. Questa la tagliamo. Va bene, dai. Voi avete qualcosa da aggiungere? Io no.